Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Aaron e Gianina e oggi andiamo a vedere insieme come si preparano i deliziosi biscotti gelato al gusto foresta nera. Queste meraviglie sono facilissime e velocissime da preparare, poi sono molto gustose e adattissime ai compleanni dei bambini. Oggi andiamo a vedere insieme come le si preparano. Per questa deliziosa ricetta ci serviranno 500 ml di panna da montare fresca da frigo, 250 ml di latte condensato. Per chi non avesse visto la nostra ricetta, si guardi per bene il link in descrizione. 50 ml di sciroppo di amarene, 40 ml di sciroppo di glucosio. Per chi non avesse visto la nostra ricetta, si guardi per bene il link in descrizione. 60 g di amarene sciroppate e mezza bacca di vaniglia bourbon. Per prima cosa montiamo per bene la panna aiutandoci con le fruste elettriche a velocità media. Dopo aver montato per bene la panna, ci aggiungiamo i semi della bacca di vaniglia bourbon e il nostro latte condensato, sempre aiutandoci con una palettina. Fatto ciò, mescoliamo il tutto per bene a velocità minima. Dopodiché aggiungiamo lo sciroppo di glucosio e le nostre amarene sciroppate tagliate in pezzetti. Poi mescoliamo tutto per bene, sempre a velocità minima. Ora aggiungiamo il nostro sciroppo di amarene e continuiamo a mescolare per bene. Qui con noi abbiamo una teglia da 34x24 cm già tappezzata con la carta da forno. Ora ci andiamo a trasferire tutto il nostro gelato e lo livelliamo per bene. Finito di livellare per bene, lo mettiamo in freezer per 2 ore. Nel frattempo vediamo insieme gli ingredienti per il biscotto, ossia 250 g di farina 00, 100 g di burro morbido, 70 g di zucchero semolato, 30 g di cacao amaro, 2 uova e 6 g di lievito per dolci. Per prima cosa prendiamo una bowl bella capiente e ci mettiamo dentro il burro morbidissimo e lo zucchero. Poi mescoliamo tutto con le fruste elettriche per qualche minuto a velocità minima. E dopo 2 minuti aggiungiamo le nostre uova una alla volta. Ora iniziamo ad aggiungere farina e cacao e le alterniamo un po' alla volta. Quando vediamo che con le fruste elettriche non riusciamo più a mescolare bene, aggiungiamo sempre farina e cacao, però mescoliamo con le mani. Poi aggiungiamo anche il nostro lievito. Infine prendiamo un foglio di pellicola alimentare trasparente, ci mettiamo sopra il nostro impasto. Lo copriamo per bene e poi lo mettiamo in frigo a riposare per almeno un'ora. E dopo un'ora e mezza di riposo in frigo prendiamo un foglio di carta da forno, ci mettiamo sopra il nostro impasto che abbiamo leggermente schiacciato con le dita, prendiamo un altro foglio di carta da forno, ce lo mettiamo sopra e ora andiamo a stendere per bene il nostro biscotto. Quando raggiungerà l'altezza di 3 mm prendiamo una forma per biscotti e andiamo a fare dei cerchi. Continuiamo così finché non finiamo tutto il nostro impasto. Ora li cuociamo a forno normale 240 gradi per 7-8 minuti e con l'impasto avanzato creeremo i restanti biscotti. Così come sono, aiutandoci con una forchetta, li andiamo a bucherellare per bene. E dopo aver cotto tutti i nostri biscotti, li mettiamo su una griglia a raffreddarsi. E finalmente siamo arrivati al momento dell'assemblaggio, cari ragazzi. Abbiamo tirato fuori dal freezer il nostro gelato, eccolo qui. E ora, con la stessa forma dei biscotti, andiamo a fare dei cerchi. Eccoli qua. Poi prendiamo un biscotto, ce lo mettiamo sopra e un altro sotto. Ed ecco qui che abbiamo creato i nostri biscotti gelato. Continuiamo così finché non finiamo tutti i biscotti.
L'ultimo passaggio è quello di prendere i nostri biscotti gelato e ricoprire la parte bianca con cioccolato grattugiato a scaglie. Continuiamo così finché non finiamo tutti i biscotti. Ma guardate come sono venuti bene i nostri biscotti gelato foresta nera, ragazzi! Bene ragazzi, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio. E adesso ci andiamo a gustare insieme queste meraviglie di biscotti gelato al gusto foresta nera. Mamma mia che buono che è, ragazzi! Veramente quando lo si mangia si dà l'idea di mangiare una torta foresta nera in formato gelato. Infatti c'è questa base di biscotto croccantissima con quel leggero retrogusto di amarognolo, poi c'è il gelato ragazzi, cremosissimo con quel retrogusto molto forte di amarena e ogni tanto si incontra qualche amarena intera che in bocca sprigiona tutto il suo gusto. Infine ci sono le scaglie di cioccolato tutto intorno che danno una spinta in più e completano il tutto. Insomma ragazzi, veramente sono delle meraviglie assolutamente da provare! Ok ragazzi, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti come speriamo anche che sia e noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao ragazzi e mi raccomando, attivate la campanella!